quella riconciliazione, e opera quella riconciliazione che Kant non è stato in grado di fare, appunto perché ha mantenuto la scissione tra, da una parte, il pensiero, dall'altra l'oggetto. E è questo, a mio avviso, il progetto metafisico di Hegel. In che termini si esplica, in particolare nella scienza della logica? Nei termini della, di un'esposizione della cosa in sé. Di nuovo, ultima citazione del 31. Cosa la cosa in sé è nella sua verità? Cosa essa è fondamentalmente? Di questo la logica è l'esposizione. Cosa significa che la logica è l'esposizione della cosa in sé? Come abbiamo detto, secondo Hegel, la cosa in sé in realtà non è nulla di determinato, è il totalmente indeterminato, perché è il pensiero che pensa l'oggetto in modo totalmente indeterminato e poi gli attribuisce l'etichetta di cosa in sé. Ma noi che cosa vogliamo, a cosa vogliamo giungere? Vogliamo giungere alla conoscenza dell'oggetto, della determinatezza dell'oggetto, di ciò che l'oggetto è nella sua verità, nella sua essenza. E è questo, in realtà, che è la cosa in sé. E la metafisica ha l'obiettivo, nelle vesti della scienza e della logica, di mostrarci come sia possibile dare determinatezza, infondere determinatezza alla cosa in sé. E nella mia lettura la scienza e la logica, a partire dal puro essere che significa il puro nulla totalmente indeterminato fino alla conclusione della dottrina dell'essenza, dove incontriamo la via Wilkant, la realtà, questo è il progresso di determinazione, il processo di determinazione della cosa in sé. È questo che la scienza e la logica vuole incarnare nel momento in cui si propone di sostituire la vecchia metafisica nei termini, da una parte, di per come l'ho presentata, nei termini di metafisica generalis, ma ovviamente anche nei termini di metafisica specialis, perché l'operazione che poi Hegel fa, ad esempio, nelle lezioni sulla filosofia della religione, è quella di identificare Dio con la cosa in sé. Il Dio è in realtà totalmente indeterminato, quindi la determinazione progressiva della cosa in sé che incontriamo nella scienza della logica non è altro al tempo stesso che la determinazione reale di Dio, quel Dio che è presentato in modo astratto dalla teologia razionale, ma questa è un'altra questione. A posto. Direi che una relazione strutturale molto, molto, molto chiara, insomma la problematica è chiara tra Kant e Hegel, la metafisica criticata da Kant, una certa metafisica, e poi che Hegel ha dato una nuova vita. Direi di aprire subito il dibattito, abbiamo una buona mezz'oretta perché sono quasi le 19:30, possiamo anche... Sì, possiamo anche parlare, diciamo, possiamo quindi senz'altro partire. Prego. O come facciamo per la ripresa? Parliamo, si alza, parliamo, vediamo di girare la. Allora, speriamo che parliamo ad alta voce, non per il video, perché quello che li mettiamo su internet, questi video, abbiamo il canale e sono a po' disposizione. Ma può restare, può restare, parliamo a voce sostenuta. Da un lato il tuo appello o connetterti a interpretazioni, per esempio, brandomiane dello spirito come esclusivamente spirito umano, o lo spirito della comunità umana o cose di questo genere, da una parte,
Come si riconcilia questa interpretazione dello spirito con i fatti dei testi hegeliani che tu stesso hai citato, per esempio, che la scienza della logica è la definitiva esposizione, o è definita, scusa, da Hegel come l'esposizione della mente divina, non della mente umana. Vorrei sapere queste due anime della tua lettura di Hegel, si riconciliano o no? Quando dici esposizione della mente divina, come la cosa in sé, ma non è la mente umana. Questo è il mio problema. Ma il comune denominatore, il tentativo di Hegel è quello di eliminare, sia nel caso di Kant, della cosa in sé kantiana, sia nel caso del Dio della teologia razionale, eliminare, sia in migliaia di altri casi, eliminare la trascendenza, riportare la cosa in sé nel contesto, nell'ambito, per così dire, del concetto. E questo, dal mio punto di vista, risolverebbe la questione. Ovviamente parlare di quando ho utilizzato troppe volte sotto un certo aspetto il termine umano, non considero Hegel un umanista in questo senso. Forse è per questo che ha ipotizzato l'inconciliabilità tra questa posizione e il fatto che appunto l'esposizione della cosa in sé sia al tempo stesso l'esposizione della mente divina in qualche modo. È il fatto che nella cosa in sé non c'è nulla che trascenda il concetto, e il concetto è il concetto che può essere, è il concetto che fa capo alla mente umana in ultima istanza, anche se non c'è nulla di specificamente umano, così come non c'è nulla di specificamente divino nella mente divina. Nel senso, non c'è più l'opposizione tra uomo e tra umano e divino in Hegel, nel momento in cui vuol superare la trascendenza. E forse anche per questo che in realtà nella scienza della logica non c'è nessun riferimento al, magari si parli sia in questione della conoscenza, non c'è mai riferimento, come ad esempio nella critica della logica pura, riferimento al soggetto umano. Riferimento al soggetto umano lo troviamo nella filosofia dello spirito soggettivo, ma in ultima istanza la filosofia dello spirito soggettivo viene inglobata nello spirito assoluto, così come il soggetto umano viene inglobato nella noesis di Aristotele. Ma non c'è nulla di diverso, però Hegel parla della stessa cosa. La mente umana, l'essenza della mente umana e l'essenza della mente divina coincidono. Non sono stato convincente. Cioè, o meglio, hai una lettura diversa di te. Cosa? Parzialmente sì. Okay. C'è il professor Rinaldi che vuole intervenire. Sì. Magari sì. Esatto, sentiamo un po' come andare, ci metto un po' di là. Ecco, io ho seguito con interesse la relazione del dottor Cami, e devo dire che sia nelle sue linee fondamentali che nel tentativo di rispondere all'obiezione molto precisa e di cruciale importanza della professoressa De Laurentiis, che insomma da entrambi i punti di vista sia una posizione fondamentalmente corretta. Su questo siamo d'accordo. E quello invece che suscita in me qualche perplessità non è il contenuto della sua relazione, né il modo in cui risposta,
e sono in riferimento a questo interprete americano, Robert Brando, e qui mi trovo un pochino, anzi molto dissenziente. Ecco. Poi c'è anche riferimento all'interpretazione del professor Pirmi Steckler-Wettow, che vi voglio precisare, ho avuto il piacere e l'onore di ospitare Piero Pino nel congresso del 2012, e che ha letto una relazione sulla dottrina dell'essenza che fondamentalmente mi era sembrata accettabile, cioè che non suscitava in me una reazione così vivace come la suscita invece quella di Robert Brando. Qui perché il problema è questo, che io l'ho già trattato nell'introduzione a quel mio libro Assoluto Idealismo, che non si dice filosofia, quindi proprio l'ho presentato come una critica dell'interpretazione pragmatistica di Hegel. E qui veramente ci troviamo in una posizione che se la giudichiamo, ecco, dal punto di vista di un'interpretazione più o meno corretta di Hegel, io la considero completamente erronea, una distorsione. Però la cosa più interessante è che, almeno nell'articolo che io ho letto di Brando e a cui ho fatto riferimento, che giunto alla conclusione di questa sua interpretazione, Brando dice sì, sì, io ammetto che non è Hegel, io ammetto che questa è una posizione diversa che prende da Hegel da alcuni punti di vista. E io, ecco, perché la ritengo una posizione completamente sbagliata, sia come posizione diversa, sia come tentativo di interpretazione del pensiero di Hegel. Perché anzitutto torno a Brando, cioè al di là dell'umanismo che tutti riconosciamo come un elemento fondamentale dell'autocoscienza dell'assoluto, perché il soggetto ma il soggetto del pensiero moderno, ecco, c'è il fatto che Brando torna invece a quella posizione di un realismo naturalistico che era tipica di certe forme di pragmatismo come quella di John Dewey, quando ad esempio nel suo saggio su esperienze naturali, e appunto spiegava che il sapere umano nasce dalla tendenza che l'uomo come essere naturale ha per imporsi e contrastare i fenomeni naturali, che sono piccoli, cioè come un frutto della lotta nella sopravvivenza. Questo è tipico realismo empirico o naturalismo di cui la filosofia di Hegel è la negazione più complessa, se vogliamo, una negazione teologica, sono perfettamente d'accordo, non si possono confondere le due cose. E poi quando vedi Brando parla a spiegare come l'uomo inteso come un ente che lotta nel mondo per sopravvivere, quindi da un punto di vista pratico, pragmatico, giunge a elaborare una conoscenza. E cita anche lui una sua logica, Brando. Però io l'ho vista, ma sono sorpreso. È una logica che Hegel avrebbe detto, ricade completamente nei limiti di una logica dell'intelletto finito. Cioè, è la logica formale e trasformata, e già di lui l'aveva detto, in una logica operazionale, nelle quali i concetti diventano strumenti appunto per consentire la sopravvivenza e l'affermazione dell'uomo e della natura. Questo è il pragmatismo e il naturalismo puro. E per me l'errore di Brando è di voler attribuire questa concezione di vedere l'implicità implicita nella rivalutazione che Hegel dà sia del soggetto che del concetto che abbiamo sentito prima, che l'uomo non è altro che la sia delle sue azioni, cioè che l'uomo non è sostanza, lo spirito non è sostanza, ma è attività. Questo è verissimo, questa è la grande scoperta di Hegel, ma era già la scoperta dei figli. E l'attività hegeliana però è l'attività del concetto, non è da confondersi con la prassi sensibile, cioè con l'intervento tecnico dell'uomo nella natura per consentirgli di sopravvivere o di migliorare le sue condizioni empiriche. Ecco, l'attività di cui parla Hegel è che l'attività dello spirito che crea se stesso è un'attività che si realizza originariamente in un mondo puramente intellettuale. La natura è il non essere, se vogliamo, la decadenza di questa attività spirituale in una sfera, possiamo ammettere che è necessaria, e questo è l'unico elemento che in un certo senso potrebbe essere visto come la concezione di Hegel naturalismo, realismo. Cioè mentre la concezione teologica tradizionale della natura cristiana ci dice la natura è un ente perché Dio l'ha creata arbitrariamente e sarebbe rimasto lo stesso Dio anche se non l'avesse creata. Ecco, invece nel caso invece di Brando e di queste concezioni pragmatistiche, la natura si manca la realtà ultima, nel caso di Hegel invece c'è la necessità della creazione, della realizzazione, cioè io non credo completamente, è l'idea divina che per realizzarsi completamente si aliena dalla natura, questo è un processo necessario, però la necessità in questione, questo è anche l'errore di certe interpretazioni marxiste, e non è la necessità empirica che collega i fatti naturali, è una necessità che io chiamo necessità assoluta,
della scienza della logica nel capitolo importantissimo che hai citato, e all'inclinare ci dà tutta la teoria della necessità, e lì chi l'ha mai capita si rende conto che fa il possibile per distinguere la reale dottrina di Kant dalla assoluta dottrina di Kant. Quella di cui vengono, parlano tutti, sono al massimo la reale dottrina di Kant, della natura, dell'operare dell'uomo nella e contro la natura. E che parla di tutte altre cose, insomma, che la sua teologia tradizionale, la metafisica tradizionale, ma non è nemmeno l'anticipazione del pragmatismo. Quindi io condivido perfettamente quello che dice, sono lieto che lei collabori con il professor Pirinci, dove quello che suscita in me è una presa di distanze, è appunto il riferimento a Robert Kant. E sono l'unico punto della sua relazione. Non che senta di dovermi discolpare, ma semplicemente ho fatto riferimento, cioè mi sembrava giusto fare riferimento a Brandon, sì, perché non c'è nulla di originale nella mia identificazione di spirito con la cultura, semplicemente per questo non sono io ad aver lavorato, quindi mi sembrava giusto rendere merito a un colore. Tutto qua. Poi per quanto riguarda le posizioni di Brandon e Stecker su Hegel, nel mio piccolo anch'io dissento. Sento loro dissentono con la mia interpretazione. Comunque lei è una storia giusta, almeno dal mio punto di vista, è complesso, andiamo d'accordo. Ci sono altre domande? Torno ai nostri inglesi. Allora devi anche qualcosa. Ecco. Mi sento sempre. Mi è sembrato interessante questo riferimento al tema della riconciliazione, perché abbiamo avuto qui il mese di maggio il professor Wallace, quando purtroppo non gli fu possibile venire a partecipare. Le cui relazioni hanno avuto proprio questo tema della riconciliazione, questo aspetto della riconciliazione. In particolare là si parlava della riconciliazione della filosofia, che è riuscito a elaborare una filosofia capace di riconciliare appunto la filosofia con la religione e con le scienze, per questo era tema. Quindi mi è sembrato molto interessante questo tema della riconciliazione in Hegel, perché forse oggi è un po', come dire, non l'abbiamo ancora capito, nel senso che noi viviamo ancora in un mondo che non è conciliato, non c'è conciliazione di nuovo nei confronti della natura, per esempio, iniziamo a parlare al tema dell'ambiente, che ora stiamo iniziando a capire che è un errore non essere conciliati con la natura, che comunque come necessità esterna in qualche modo dobbiamo tenere presente. Ma non c'è neanche conciliazione, diciamo, tra le culture, tra le forme di spirito. Ora Hegel, nella propria filosofia, superando il dualismo kantiano, perfettamente d'accordo, non solo kantiano, ma diciamo tutto il pensiero moderno, tutta la modernità, superato, ha avuto questo merito proprio di, e lo vedremo anche domani, ma un po' domani nella generazione, come lo scrive proprio Hegel, di aprire una nuova epoca, la fenomenologia dello spirito e l'annuncio all'umanità di una nuova epoca. Non è che lui voleva solo creare un nuovo sistema filosofico, ma si trattava proprio di passare dal mondo scisso a vari livelli, per esempio scisso tra uomo e Dio, no? Quindi la trascendenza, quindi l'assoluto è fuori dal mondo, ma anche scisso all'interno della comunità umana, e scisso tra uomo e la natura, dal mondo scisso dalla comunità, dal modo di vivere scisso dell'umanità, a un modo di vivere invece conciliato. Questo è il problema. Quindi appoggio al 100% il fatto che tu abbia messo l'accento a livello metafisico, quindi a livello logico-metafisico, a livello proprio di fondamenti, insomma, sul fatto che a livello di fondamenti Hegel realizza la conciliazione. E poi si deve chiaramente, se a livello di fondamenti abbiamo realizzato la conciliazione, non può che non rispecchiarsi questa conciliazione in tutti gli aspetti della vita, ma questo è quello che dobbiamo fare oggi, cioè questo è il compito della nuova era.
Quindi vorrei sapere se in questa mia, diciamo, appoggio questa tua, chiaramente sono completamente d'accordo con questa tua interpretazione a livello metafisico, e mi permetterei anche di estendere agli altri campi della vita. Cosa ne pensi? Sono perfettamente d'accordo, e soprattutto sono d'accordo sul fatto che, secondo quanto hai detto, anche tu convenga sul fatto che la metafisica è fondativa, secondo me, è la fondazione del sistema, la logica è la fondazione del sistema. Anche su questo ho incontrato parecchie posizioni avverse. Appunto, prima di tutto, appunto, se si possa parlare di metafisica in Hegel, a me sembra abbastanza chiaro che si possa, che si debba parlare di metafisica in Hegel. Ovviamente la logica è traduzione della metafisica, dobbiamo spiegare in che modo possa venire questa traduzione, perché sia necessaria questa traduzione, ma non c'è uno stacco, non c'è incommensurabilità tra la logica hegeliana e il pensiero metafisico, appunto perché c'è superamento, possiamo dire, della metafisica tradizionale e della logica di Hegel, ma è il punto di partenza per la riflessione hegeliana. E appunto la metafisica deve essere considerata come fondamento del sistema, e a partire, perfettamente d'accordo, dalla riconciliazione che opera, che può operare la metafisica tra epistemologia da una parte, ontologia dall'altra, possiamo continuare l'opera di mediazione, riconciliazione, e così via, negli altri ambiti del sistema, quindi negli altri ambiti del sapere e della vita. Ci sono altre, professor Conner, utili anche un intervento, un esplendio, così sono comments ed altre cose. I can't really comment on the detail of this paper because I don't understand it perfectly. Sure. But one of the issues that struck me when you're talking about pre-Kant and Kant, Hegel and his, and the necessity of metaphysics, from my point of view, thinking about Colin Woodian view, because he is very much, of course, a post-Hegelian in this respect. And he has a slightly curious conception of metaphysics, as outlined in his book called An Essay on Metaphysics. But the interesting thing about it is that it is explicitly Kantian and post-Kantian, but talking about the a priori in a temporal way as something which might itself be subject to change. So there's a curious tension in Collingwood's later work, I think. He's sort of caught between Kant and Hegel. He wants to historicize things, but at the same time he wants to maintain the necessity of metaphysics as something which is fundamentally important for civilization and the possibility of natural science and other sciences. Now, I'm just wondering whether you think any of that is affected by the sort of considerations that you're making. It struck me that what you were saying was very important for Collingwood, but I think that Collingwood, it doesn't give us a clear answer, maybe. I wonder what your answer is. Un attimo solo, chiedo scusa se abbiamo giusto ancora 5 minuti, non di più, perché ora chiudo. Professor Gandhi, the great distinction between absolute necessity and relative necessity. So we might say that we need to distinguish between an absolute necessity of metaphysics and a relative necessity of metaphysics. I mean,
we need the physics, the necessity of metaphysics is to be understood from the point of view of Western philosophy, Western culture. But outside civilization, outside Western philosophy, outside Western culture, probably we cannot talk about the necessity of metaphysics anymore. I don't understand the point why you have to do it this outside Western culture. You said that you don't agree with the idea of the necessity of metaphysics from a Collingwood's point of view. I suppose there may be a clarification of the necessity. Because in Collingwood's account, just thinking you're being thrown into this as hard as you said. Okay. I suppose the point is, for some of my account, metaphysics is necessary. But I accept you didn't want to call it that. It's all that sort of. For someone like Collingwood, he wants to say, I think, that in all of our thinking, there are certain presuppositions. And the study of these presuppositions and their analysis and understanding of them is necessary to any of the sciences built on these presuppositions. So if we are analytically misinformed about our presuppositions, then the superstructure of thought will in turn be affected adversely by. Now, Collingwood gives this a relativistic, historically relativistic spin by saying these things change over time. So you've got two things. First of all, he's saying all thought has these presuppositions. Secondly, the presuppositions might change. And he then goes on to say, well, the presuppositions that Kant gives us, in effect, in the Critique of Pure Reason, these are really the presuppositions of Newtonian physics. Hegel is trying to prove a post-Newtonian physics. And so on. Now, so the presuppositions aren't necessary, they can change, but the need to have metaphysics, in other words, this understanding of the framework of our thinking, that would be necessary, I think, for Collingwood. Yeah, but we might say that from a Hegelian point of view, those presuppositions are necessary. I don't think there is a possible reconciliation between Hegel and Collingwood on this aspect. Allora, dobbiamo andare domani alle 9:30.